Namaskar e benvenuti a questa nuova lezione di Yoga Vinice. Bene, oggi possiamo cominciare sedute sui nostri talloni, oppure possiamo anche metterci a terra con le gambe incrociate in una posizione semplice o nella prima parte di questi esercizi di scioglimento per il collo. Se non riuscite a stare in queste posizioni, potete anche farli su una sedia. Sedete. Benissimo, cominciamo. Se siamo in questa posizione, andiamo a sederci sui nostri talloni, cercando bene di sentire proprio gli ischi dei glutei appoggiati bene. Andiamo a portarci con le spalle ben aperte e lontane dalle nostre orecchie. Andiamo a fare un attimo di centratura, proprio per cominciare bene questo nostro piccolo momento che ci dedichiamo. Andiamo a sentirci bene, andiamo a contattare bene il nostro respiro. Ad ogni inspiro possiamo anche appoggiare le nostre mani sulla pancia. Andiamo a sentire il nostro addome che si gonfia durante l'inspirazione e il nostro addome che si sgonfia durante l'espirazione. Inspiriamo ed espiriamo. Possiamo spostare ora anche la mano sinistra sul petto e sentire che durante l'inspirazione anche il nostro petto si espande e durante l'espirazione si abbassa. Inspiriamo ed espiriamo, continuando a fare dei respiri lunghi e lenti. Esercizi di scioglimento per il collo. Andiamo a portare le nostre mani davanti, andiamo ad intrecciare le nostre dita, andiamo a portare le nostre mani, le nostre dita sotto il nostro mento. Andiamo ad inspirare, portando la nostra testa leggermente indietro ed espirando invece torniamo. Lo ripetiamo alcune volte, inspiriamo ed espiriamo. Se sapete di avere qualche problema al collo, accennate solo il movimento. L'importante è che lo abbiniate con il respiro. Quindi inspiriamo ed espiriamo. In modo da sentire bene le spalle che si aprono. Andiamo a fare un bel inspiro ed espirando andiamo a chiudere i gomiti e andiamo ad abbassare la testa verso lo sterno. Inspiriamo, lo ripetiamo alcune volte, apriamo bene ed espiriamo, chiudiamo. Ancora qualche volta, inspiriamo ed apriamo. Ed espiriamo, di nuovo chiudiamo. Ancora una, inspiriamo ed apriamo. Ed espirando, rimaniamo giù qualche respiro. E quando siamo qui possiamo anche muovere la testa da un lato all'altro, proprio per continuare il nostro lavoro sul collo. Cercate di agire sempre lentamente. Cerchiamo di rispettare i nostri limiti e ogni volta che sentiamo un dolore non piacevole, ricordiamoci di fermarci. Manteniamo ora l'immobilità per un attimo, senza spingere troppo
corpo verso lo sterno. E poi apriamo bene di nuovo le nostre spalle e questa volta portiamo le nostre braccia lateralmente. Andiamo a muovere delicatamente le nostre spalle. E da questa posizione facciamo scivolare le nostre mani in avanti. Se siamo in questa posizione, pure con le gambe incrociate, possiamo allungare le nostre gambe in avanti. Se necessario, ricordiamoci di massaggiare sempre le nostre ginocchia, in questo caso. Ed entriamo nella posa della schiena. Andiamo a portarci con la gamba sinistra in direzione del nostro gluteo sinistro. Pieghiamo il nostro ginocchio destro ed andiamo a portarlo o vicino al nostro addome, oppure se è troppo possiamo avvicinarlo un pochino di più al nostro ginocchio. Molto bene. Da questa posizione, ricordatevi che continuiamo a lavorare sul nostro collo, andiamo a portare la nostra mano sinistra sul ginocchio destro, mentre il braccio destro lo facciamo ruotare intorno alla nostra zona lombare. Andiamo ad inspirare, sollevando la nostra testa verso l'alto, la nostra colonna, ed espirando andiamo a guardarci il nostro piede sinistro. Facciamo attenzione a non andare oltre le nostre possibilità. È proprio lo sguardo che mi ha portato anche lontano. Inspiriamo ed espiriamo. Molto bene, inspiriamo ed espirando ritorniamo al nostro centro. Prima di ripetere sull'altro lato, di nuovo andiamo ad allungare le nostre gambe. Quando lo facciamo possiamo anche muovere e flettere i nostri piedi. Lo ripetiamo dall'altra parte, quindi andiamo a portare la nostra gamba, il nostro piede destro in direzione del gluteo destro. Andiamo a piegare il nostro ginocchio sinistro e andiamo a portarci con il piede sinistro vicino al ginocchio oppure all'incline a seconda delle nostre possibilità. Da qui andiamo a portare la nostra mano destra sul ginocchio sinistro, il braccio sinistro si avvolge attorno alla vita. Andiamo a fare un inspiro sollevando la nostra colonna verso l'alto ed espirando. Ruotiamo con il nostro collo, il nostro sguardo e lo portiamo al nostro piede destro. Il peso del corpo lo sentiremo sul nostro gluteo sinistro. Il gluteo destro potrebbe rimanere sollevato. Inspiriamo, cercando sempre di espandere il nostro respiro, espirando, portiamo dolcemente lo sguardo al piede destro. E inspiriamo, ci sorridiamo ed espirando, ritorniamo. Ancora una volta, allunghiamo le nostre gambe in avanti, massaggiamo le nostre ginocchia, poi eventualmente dove magari sentiamo un pochino di tensione, non dimentichiamoci dei nostri piedi e delle nostre caviglie quando ritorniamo da queste posizioni con le gambe. E da qui, se riusciamo, entriamo sempre nella posizione dell'amante, quindi andiamo a sederci sul tallone, oppure serenamente sedute con a gambe incrociate o con una gamba anche davanti all'altra. Cerchiamo di sentirci bene nella posizione. Molto bene. Continuiamo sempre il nostro lavoro sul collo.
Andiamo ad inspirare, sollevando il braccio destro verso l'alto. Andiamo ad appoggiare la nostra mano destra o sull'orecchio oppure sulla nuca, un pochino più indietro. Ed inspirando andiamo a portare il nostro orecchio destro verso la spalla destra. La mano sinistra è appoggiata con le dita e quello che dovrò sentire è proprio una piacevole tensione. Manteniamo qualche respiro. Poi inspiriamo e dolcemente lasciamo andare. Lo ripetiamo anche sull'altro lato. Quindi inspiriamo e solleviamo il nostro braccio sinistro. Andiamo a coprirci l'orecchio destro, oppure appoggiamo la mano sulla nuca se non riusciamo. E con l'espiro andiamo ad accompagnare il nostro orecchio sinistro verso la spalla sinistra. La mano destra, se vogliamo un po' camminare, allontanarsi leggermente dal corpo per sentire un pochino più di intensità. Se necessario, andiamo sempre tra un esercizio e l'altro a muovere delicatamente le spalle. Da questa posizione, o sempre con le gambe incrociate, ma anche se vogliamo seduti su una sedia, puntualmente di lato, con un cielo schienale, andiamo a portarci con le nostre braccia dietro e con la mano sinistra andiamo ad afferrare il nostro polso destro. Allontaniamo bene le spalle dalle orecchie. Andiamo ad inspirare ed espirando andiamo a chinare sempre la nostra testa verso sinistra e allontaniamo le nostre braccia verso destra. E lentamente ritorniamo su. Muoviamo le spalle. E riprendiamo la forza sull'altro lato, quindi braccia dietro, andiamo ad afferrare con la mano destra il polso sinistro, facciamo un inspiro ed espirando andiamo a chinare la nostra testa verso destra e allontaniamo un pochino le nostre braccia. Tutto quello che dobbiamo sentire sono delle piacevoli tensioni, sempre rispettando i limiti del nostro corpo. Se sento che è troppo, rientro. E lentamente ritorno. Andiamo a muovere dolcemente le spalle. Molto bene. Andiamo a sollevare le braccia. E andiamo a piegare il braccio destro, cercando di portare la nostra mano destra al centro delle scapole. Andiamo ad appoggiare la mano sinistra sul gomito destro e semplicemente stiamo. Lasciamo andare. Riportiamo giù per un attimo le braccia, sempre la rotazione delle nostre spalle e la facciamo anche dall'altra parte, quindi inspiriamo, solleviamo le nostre braccia, andiamo ad appoggiare la nostra mano destra sul gomito sinistro, cercando di portare la nostra mano sinistra al centro delle scapole. Sciogliamo. Molto bene. Andiamo a concludere questa breve sessione.
facendo delle circonduzioni con due idee del capo. Quindi abbiamo portato davvero l'attenzione tutta sul nostro collo. Quindi andiamo ad inspirare, andiamo ad espirare portando il nostro mento verso l'esterno, se vogliamo possiamo ripuntare gli avampiedi e da qui facciamo un inspiro, andiamo verso la spalla, solo se non abbiamo problemi al collo possiamo andare indietro, altrimenti rimaniamo su un semicerchio ed espirando ritorniamo dall'altra parte. Poi inspiriamo, saliamo dalla parte opposta, andiamo indietro ed espirando ritorniamo. E lo ripetiamo un'ultima volta e un'altra volta per lato. Inspiriamo, andiamo indietro ed espirando ritorniamo. E l'ultima volta inspiriamo, andiamo indietro ed espirando ritorniamo. Lasciamo la nostra testa un attimo ancora giù, con il mento in direzione dello sterno. Respiriamo lentamente, profondamente. Ritorniamo al contatto con il nostro respiro. E da qui ringraziamo e ci salutiamo.